Inizia con Laguna Golosa questo nostro viaggio gourmand fra i Casoni e le Isole di Grado. Pensate, per tutta la giornata e per tutti gli appassionati del gusto c'è la possibilità di fare un viaggio di esplorazione nel mondo dei sapori della cultura di Grado. Con la formula che unisce sapori e territorio, la manifestazione offre l'opportunità di conoscere l'ambiente naturale della laguna gradese e le sue peculiarità. Non ci resta quindi che partire proprio e farci conquistare sia dalle immagini ma anche dalle bellezze di questo territorio da scoprire. Seguitemi! Alle mie spalle, come potete notare, c'è l'immagine di un casone, questa classica casa che un tempo ospitava i pescatori della laguna. Ma qui siamo con Cesare Polo, lui è un esperto della storia dei casoni. Facciamola scoprire anche ai telespettatori. La storia dei Casoni di Grado è una bellissima storia, antichissima, perché i casoni sono da 600 anni a questa parte che sono stati costruiti. Prima erano casoni per magazzino, tutti adibiti in laguna. Mio nonno ne aveva un 6-7 sparsi per la laguna, per le reti. Dopo, per necessità degli uomini che vivevano da soli, hanno capito che è meglio portare le donne, le mogli, e fare la famiglia fissa nei casoni, senza farne due, che era un dispendio di soldi. Dopo hanno fatto diversi casoni sull'isolotto, sulla motta, così veniva queste famose famiglie patriarcali che si trovavano anche 20-30 familiari. Posso dire la verità che io vengo tutti i giorni, è sempre un viaggio nuovo per me, cambia il cielo, il mare, le onde e tutto, per me è un viaggio nuovo, sempre nuovo. Con Enzo Tirelli invece parleremo di una nuova tendenza turistica, quella dell'albergo diffuso. Siamo in laguna, insomma, questo albergo diffuso può essere una promozione nuova, ma nel contempo anche qualcosa da riscoprire di antico come i casoni, no? Certo, perché noi abbiamo intenzione di dare la possibilità al turista sensibile all'ambiente e alle tradizioni di vivere come si viveva una volta in laguna, cioè nei casoni tipici dei pescatori. Ecco Enzo, io volevo chiederti, ma per un turista che magari va su internet o vede in televisione questa possibilità, cosa deve fare per poter vivere questo albergo diffuso qui nella Laguna di Grado? Noi abbiamo un sito internet dove diamo una serie di informazioni generali, poi per quello che riguarda la vacanza nello specifico, magari contattandoci avrà la possibilità anche di personalizzare la vacanza, perché si tratta di vivere su un'isola, le condizioni sono estremamente particolari e anche le esigenze che può avere una persona sono diverse. La nostra intenzione è quello di organizzare una vacanza proprio su misura in base alle esigenze e aspettative. Se uno vuol vivere da solo su un'isola oppure se vuole vivere insieme ad altre persone, l'offerta sarà varia perché ci sono 9 isole a disposizione, avrà la possibilità di scegliere come passare la sua vacanza. Beh, ovviamente qui attaccato c'è Grado, quindi c'è la possibilità del comfort, però forse anche far riscoprire ai bambini la tradizione e anche quello che non è solamente il lusso potrebbe essere una valida alternativa anche per conservare la storia, no? Sì, conservare la storia ma mantenendo i comfort di cui uno è abituato anche a casa propria, per cui anche nei casoni ci saranno i servizi appropriati, ci saranno anche alcuni che offriranno, faccio un esempio, anche l'aria condizionata e collegamento a internet se uno lo vuole. Poi anche quello non è obbligatorio, se uno vuole vivere senza collegamenti con l'esterno basta che spenga gli interruttori e torna tutto come prima. Mario Pigo, vicepresidente di un'associazione, i Graesani di Palù, importante perché ha il compito di mantenere, onorare e divulgare anche la mentalità che si vive qui nella Laguna di Grado. Certo, abbiamo questo compito e lo portiamo avanti nei modi più svariati possibili, cercando anche di pubblicare dei pieghevoli sui fiori della laguna, sulla natura, eccetera, cercando anche di invitare certe persone, amici e parenti e amici degli amici, per passare una giornata nella genuinità del posto, della laguna, senza che ci siano depauperazioni. Ecco. Sicuramente chi viene a vivere proprio l'esperienza qui in questi casoni scopre una natura diversa. Cosa si vive quando si viene in questa zona? Si vive la natura completa, diciamo. Tutto quello che lei vede sulla motta, sul casone, non è che esisteva.
è stato costruito dalle mani di chi ha lavorato e di chi ha frequentato la Mota e la Laguna, no? Quindi ci sono delle piante che crescono, ma crescono delle piante speciali che possono attecchire in laguna, non tutte riescono bene, no? Quindi bisogna anche un po' cercare di indovinare la pianta che può essere quella giusta, che può essere piantata e coltivata. Michelangelo Bohème, insomma anche quest'anno Laguna Golosa ha avuto un successo davvero notevole. Devo dire un grazie a tutti quelli che hanno contribuito al successo di questa manifestazione, che anche quest'anno ha dimostrato di essere all'altezza della situazione. A partire dal commissario del comune di Grado, Giovanni Villarasì, che è stato disponibile fin dall'inizio a mettere in piedi il programma, e poi tutti quelli che hanno contribuito alla riuscita, quindi i ristoratori, le associazioni, la Turismo FVG stessa, e anche la disponibilità dell'assessore Ciriani è stata determinante per il successo di questa manifestazione, che ha ritrovato la sua formula vincente rispetto a quella dell'anno scorso, migliorandola. Devo dire la verità, è stato oltre le aspettative il successo che abbiamo avuto. Ci sono le città di mare, c'è Trieste, Grado, c'è Lignano, però dietro queste città ci sono anche grandi risorse turistiche da riscoprire. Il caso è proprio della Laguna di Grado, che può essere una fonte alternativa di turismo, no? La Laguna è un posto, un paesaggio che viene poco sfruttato. Questa è un'occasione che diamo ai turisti, che diamo alle persone che vogliono accedere a questo paradiso terrestre, e credo che la formula di Laguna Golosa sia proprio la formula che fa apprezzare di più la laguna. Sono posti che si trovano raramente in altre parti del mondo e noi dobbiamo saperle sfruttare, saperle valorizzare. Però ci sono state anche delle novità quest'anno, no? Sì, diciamo che quest'anno la grossa novità è che sotto il cappello di tipicamente friulano, quindi con l'ERSA, abbiamo voluto dare la possibilità di degustare i prodotti del territorio regionale a tutte le persone che sono venute. Ricordiamo che è una manifestazione per i turisti, quindi il turista aveva così l'opportunità anche di assaggiare i prodotti del nostro territorio, del Friuli Venezia Giulia. Gioacchino Bonsignore, insomma, sei venuto fino qui a Grado, non potevi mancare, soprattutto per questo evento dove i sapori di questo territorio si esaltano e si aprono anche ai turisti. Eh sì, una laguna che devo dire forse fortunatamente poco conosciuta in Italia, fortunatamente perché è rimasta intatta, c'è un ecosistema straordinario dal punto di vista ambientale, credo che sia uno dei posti meglio mantenuti d'Italia, 200 isole, ognuna delle quali rappresenta un piccolo mondo a sé, con uno straordinario patrimonio enogastronomico oltre che ambientale. A me sembra che questa iniziativa abbia raccolto un grandissimo consenso tra le persone, no? So che ci sono stati numeri importanti, so che tanta gente di questo territorio non aveva mai visitato questa laguna, perché probabilmente tanti abitanti qua di questo territorio, di questa provincia, forse non avevano mai avuto la voglia di prendere un motoscafo, un traghetto, un barchino e girare tra queste isole. Credo che l'hanno fatto, è uno spunto, un'occasione per ricordare che esiste questa realtà, e credo che ci saranno novità molto importanti nei prossimi mesi, nei prossimi anni, proprio per quanto riguarda il turismo in questa zona. Io penso che accadrà questo. Tu pensi che questo tipo di iniziative dove si mescolano il turismo con la gastronomia possa essere una formula vincente per rilanciare anche quelle zone non conosciute? Ma guarda, questo abbiamo detto è un ecosistema straordinario, quindi c'è un sistema ambientale, paesaggistico, di cultura che è tutto da scoprire. È chiaro che all'interno di questo sistema la parte enogastronomica, che peraltro fa anche parte di una piacevolezza del vivere, è un elemento molto importante. Poi quando in un territorio come questo ci sono così tante cose buone, insomma, la curiosità viene, insomma, di visitare, certo di viaggiare, di girare attraverso queste ben 200 isole, ma poi ci si ferma e, insomma, sappiamo, abbiamo visto tutti quali sono i piatti incredibili che ci sono da queste parti.